Grande Atotes. Io esso nel centro di Helsinki, in un luogo molto turistico, famoso. Possiamo spotte anche audir persone che parlano lingue strane. E io voglio mostrarvi un parve promemoria. Posso vedere questo parco pro biciclette con le forme dell'automobile, pro memorarvi che il è più efficiente parcare molte biciclette che un solo automobile. E, de facto, una delle cose che io notavo quando io venivo a vivere in Finlandia è le facilità con le quali non potete promenarsi per bicicletta, perché ha un grande attenzione al ciclista, nel senso che le attenzione urbanistica, perché le città si sviluppa in maniera che sin oblidar le necessità del ciclista. Allora il ha sempre uno o due piste ciclabili prossime a cata strada, ha punti per trasversare le strade, anche segnaletica stradale per le biciclette. E intanto che vostro riguarda l'ecclesia retro a me, io credo le più famose in Finlandia, forse le uniche famose. E vostro dice un'altra cosa che mi sorprendeva quando io venivo a vivere qui, e questo è, io credeva che in Finlandia aveva molte persone con handicap ambulatori, molte persone che non pote promenare, forse io pensavo, forse statisticamente ha molte persone con defetti genetici in Finlandia, forse la popolazione è parve, ma de facto questo non è del tutto vero. Io vedevo che aveva molte persone che si promenava con le sedie ambulare. E allora io pensavo che il ha un grande concentrazione di handicappati, di persone che non potevano ambulare solo. Lo che io comprendeva più tardi è che le quantità di persone con defetti motori è probabilmente le stesse. Io non ho riguardato le statistiche, ma io non credo che Finlandia ha più di loro. Il fatto è che il è più visibile, il è questo è un buon cosa, il è libero di promenarsi come il vuole, perché ancora il ha un grande attenzione al handicappato. Allora, inoltre alla pista ciclabile, il ha sempre ingresso speciale o sin scalinos, così che persone con le che si ambula con le sedie poteva vedere ubi le svole. Mesmo io trovava persone che sedeva in le bar, in le club notturne. Questo è una cosa che era molto sorprendente per me, perché io non le svedeva in Italia, ma questo è una buona cosa. Queste persone sono in buona parte indipendente, non necessita che ha sempre alcune persone che le porta e le aiuta a salire le scale o a entrare in alcun locale pubblico, perché quasi totes, posso dire un po' di cinese, no? Perché quasi totes le locali es preparate pro invitar persone che si ambula sulle sedie.
io vi saluto. Le tempore si è un poco cambiate, le solava di te. De fatto io trovavo le uniche momento del sol per fare questi video. Buon dia a tutti, ciao ciao.